Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annemic in forma. Venerdì 26 gennaio, siamo quasi a fine mese, ma nel mese di gennaio naturalmente ci ha amareggiato una notizia, ne abbiamo già parlato precedentemente, ma lo facciamo ancora più nel dettaglio oggi. Diciamo sì, questa chiusura e queste limitazioni per quanto riguarda il nuovo bonus barriere per le persone fragili, per le persone disabili, che purtroppo vivranno una situazione di effettivo rischio, perché le limitazioni che sono state poste naturalmente creeranno sicuramente tanta difficoltà. La motivazione era legata al fatto che vi erano state troppe illegalità, oppure vi era qualcuno che ne ha abusato, si dovevano, diciamo così, fermare dei fenomeni, ma certamente questo non può ricadere sempre sulla pelle delle persone più fragili. Ma ne parliamo subito dopo la sigla. Annemic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annemic. Annemic 24. Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annemic in forma. Siamo a fine gennaio, siamo a fine settimana, oggi è venerdì 26. E quindi parliamo un attimino di questa questione che si è venuta a determinare riguardante gli interventi del governo che ha ridotto moltissimo il campo d'azione, quindi ha limitato molto l'accesso al bonus delle barriere architettoniche. Il decreto esclude dallo sconto chi vive in abitazioni unifamiliari e naturalmente tutte quelle unità abitative in edifici plurifamiliari. Purtroppo si è limitata i benefici alla disabilità accertata ai sensi della legge 104, significa non includere tanti anziani e persone con diverse disabilità motorie. In Italia abbiamo 3.165.000 anziani che vivono soli. Ed è quindi urgente rendere sicuri e accessibili gli edifici e adeguare le strutture abitative del paese al progressivo invecchiamento della popolazione. Naturalmente si riduce di molto il numero dei potenziali beneficiari dello sconto in fattura del 75% e il processo per ottenere l'agevolazione fiscale diventa molto più complesso e molto più costoso. Queste purtroppo sono, diciamo, notizie non tanto certo, buone, anzi diciamo un po' le cattive notizie, che sono contenute nell'articolo 3 del decreto 212 che è stato approvato in Consiglio dei Ministri il venerdì, giusto un mese fa, 29 dicembre, ed è entrato in vigore il sabato successivo. Questo decreto modifica in modo sostanziale le norme relative alle detrazioni fiscali per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il decreto legislativo 212 esclude a priori dallo sconto in fattura tutte le abitazioni unifamiliari e tutte le unità abitative che sono, diciamo così, site in uffici e edifici plurifamiliari. Chi vive in questi tipi di abitazioni, sono circa il 40% delle famiglie italiane, potrà continuare a usufruire dello sconto in fattura solo se è in grado di dimostrare di occupare l'unità abitativa a titolo di abitazione principale e quindi dispone di un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Oppure è necessario che nel nucleo familiare sia presente un soggetto con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 92. Noi riteniamo che la discriminazione che si viene a creare tra gli abitanti in unità abitative unifamiliari o condomini sono totalmente ingiustificate e particolarmente penalizzante. Oltretutto, una persona che ha problemi di natura di mobilità, che rischia di essere vittima di una caduta ogni volta che affronta una scala, continua a poter godere dello sconto in fattura per un'installazione sulle scale comuni di un condominio, mentre deve assorbirsi il 100% della spesa nel caso in cui l'intervento venga realizzato sulle scale della propria abitazione. E quindi quella che probabilmente deve affrontare più volte al giorno per accedere o alla camera da letto o al bagno, soprattutto se vive su una abitazione su due livelli. Crediamo che si sia perso un attimino il vero, se si è perso di vista il vero obiettivo del superamento delle barriere architettoniche.
un intervento pubblico che favorisca l'abbattimento delle barriere architettoniche si giustifica con l'obiettivo di migliorare strutturalmente la qualità dello stock abitativo, al fine di rendere le abitazioni del nostro paese più sicure ed accessibili, indipendentemente da chi le abiti oggi. Quindi escludere le abitazioni indipendenti dallo sconto di fattura perché al momento non sono adibite alla residenza principale o perché non vi abita stabilmente una persona con disabilità certificata, certamente non favorisce il miglioramento della qualità del patrimonio abitativo del nostro paese. E quindi si perde di vista il vero obiettivo, che è il superamento delle barriere architettoniche, ove rendere più sicuri ed accessibili tutti gli edifici. Naturalmente bisogna puntare con il nuovo decreto legge del 29 del 12, si sembra di dimenticare che effettivamente si voglia favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli edifici adibiti ad abitazione, indipendentemente, come dicevo, da chi ne abita oggi. E poi vi è purtroppo un basso reddito di riferimento di circa 15.000 euro per quanto riguarda, diciamo così, la famiglia che fa richiesta per poter ottenere lo sconto in fattura del 75%. Ecco perché chiediamo con forza di correggere un attimino il decreto 212, eliminando le discriminazioni e le limitazioni, l'abbattimento delle barriere architettoniche è una necessità che è conseguente all'insorgenza di difficoltà e patologie legate all'invecchiamento e naturalmente non solo all'invecchiamento, riduce i costi per la sanità pubblica certamente, ed è quindi questa la necessità opportuna di intervenire per cercare di ripristinare o di allargare quantomeno un attimino quello che è il limite che è stato imposto per il bonus 75%. L'altro aspetto invece che volevo evidenziarvi è la necessità di rendere un attimino più snelle le procedure per ottenere i benefici economici, altrimenti diventa troppo complesso, troppo complicato e di difficile attuazione. Dobbiamo cercare di capire e di comprendere se effettivamente vogliamo andare verso una società inclusiva o seppur in ragione di un mero, aspetto economicistico, bisogna sempre continuare a tagliare. Poi le avversità, fra quali naturalmente ci sono tante insorgenze di tante abnormità, di illegalità, ma quelle vanno combattute con altri strumenti e con altri ambiti, non certamente limitando in modo abbastanza significativo l'accesso a questo bonus. Noi continueremo la nostra azione per cercare di modificare questo decreto legislativo e naturalmente vi continueremo ad aggiornare su tutta quella che è l'evoluzione dell'iter legislativo. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissioni e ci risentiamo nella prossima settimana con la prossima puntata. Anmic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmic 24. Anmic 24. Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.